modelle, concorsi, sfilate e fashion week. Questo è quello che sognano tante persone, ma è davvero difficile riuscire ad entrare dentro questo mondo. E la domanda che mi sono fatto è: io potrei farcela? Io riuscirei ad entrare nel mondo della moda? Un mondo così selettivo e a tratti snob. È la settimana della moda a Milano e la città si riempie di modelle, eventi e show. Per questo dobbiamo andare step per step, perché una storia così grande va raccontata dall'inizio. Questo è il giorno di prova. Manca un giorno all'inizio della Fashion Week e noi stiamo andando a far visita a Mick, che di lavoro fa il booker, cioè è un agente di modelle. Che cos'è? Adesso capiamo, perché non so manco io. Sono le 14 quando mi presento per la prima volta in un'agenzia di moda. Ciao ragazzi. Ciao. Piacere. Tutto bene? Che cosa fa un'agenzia di moda? Rappresentiamo modelli in ambito moda. Non facciamo solo alta moda o prêt-à-porter, facciamo anche commercial, video. Nella quale cerco di capirci un po' di più su questo mondo fatato, per non arrivare impreparato quando incontrerò il giorno dopo le mie colleghe modelle. Non ho mai capito cosa sia Fashion Week, o bene. Cioè, la Milano Fashion Week iniziò in fiera Milano, era una fiera dove tu, designer, brand, facevi venire da tutto il mondo i buyer. Buyer sono gli acquirenti, ovvero i proprietari dei negozi. Insomma, da quello che ho capito è tipo la fiera della salsiccia che fanno in Calabria, ma al posto delle salsicce ci sono i vestiti. La moda si è un po' evoluta, il designer è iniziato a fare le sfilate nei propri atelier, ha iniziato a scegliere location particolari. Tutto il mondo viene qui, prima vanno a New York, Londra, poi vengono qua a Milano e poi c'è Parigi. Qual è la più importante tra le tre? Milano. Milano, cioè, sempre dire Milano. Una cosa c'è. Signori. Piano piano cerco di capire come si entra in questo mondo così magico. Se io voglio diventare una modella oggi in Italia, che faccio? Ti scrivi, metti le tue misure, le tue foto, quello che hai, e noi, il nostro team, visionerà, diciamo, le tue caratteristiche e vedrà se sei papabile per il mercato, perché non devi piacere a me, a lei. Però noi dobbiamo scegliere in base al fatto che poi il mercato che ci richiede un determinato standard o determinate caratteristiche. Sbagliamo anche noi. Ed io, per il mercato, sarò papabile. Ci sono, ad esempio, i designer italiani a cui piace che la modella abbia un atteggiamento educato. Un Armani, quando una modella si mette il suo abito, vuole proprio che quando lei se lo toglie, lo ripieghi a posto, okay, e lo mette giù. Vabbè. Se fa che lo lancia o è zozza o gli puzza l'ascella, sta indossando il mio pezzo d'arte. Più nello specifico, un agente durante la Fashion Week lavora così. Il calendario con le sfilate esce a fine agosto. Preparare tutte le ragazze che vuoi proporre la settimana della moda e cercare ovviamente di contattare e avere tutti i casting per tutte le sfilate che ci sono. E soprattutto è preparare le modelle, che questi sono dei composite, sono, diciamo, il bigliettino da visita. Cosa vedresti sul mio composite? Che foto vedresti? Il viso col sorriso, col microfono, così. Indichi qualcosa. Magari sulla posa ci lavoro un attimo e poi vi faccio sapere, va bene? Ogni designer, ogni brand fa una selezione e mandami queste 30 su richiesta. Cioè tu gli mandi 100 foto di modelle e loro ne scelgono 30. Ma dopo la prima selezione tramite composite non è finita qua. Non sono ancora prese, perché devono vedere se il vestito li sta bene indosso. Certo. Perché magari ti sta male. E dopo la prova dell'abito. Non è finita lì, perché sono i brand più meticolosi, tipo Prada, ad esempio. Mm-hmm. Anche se fai il fitting, va tutto bene. Finché non esci in passerella, tu non sei sicuro che la modella effettivamente sfilerà. Cioè, c'hanno le palle girate, guarda, no. Tu no. La modella sfila. Quanti anni hanno le modelle? Alcuni brand non prendono sotto i 18 anni. Però siamo tra i 16 e i 22, cioè quello è il range. Dopo inizia a diventare un po' difficile iniziare. Se poi sei una top, sfili all'infinito. Naomi Campbell sta ancora facendo le sfilate, ma la 50 sulla 50. Portati bene, Naomi, non bellissimo. Vorremmo mai. Credo. Vabbè, quindi sono anche io ancora in tempo, dai. E la modella più richiesta nel 2023 qual è? Se africana. Se tu chiedi al booker, ti dirà le misure. Se tu chiedi al cliente, ti dirà un viso carismatico. Che non vuol dire niente. Niente, non vuol dire niente. E secondo voi questa stagione qua cosa verrà tanto richiesto? Sicuramente continua il filone ragazze asiatiche, ragazze di colore. Mi prenderesti come modello per le sfilate? Io ti prenderei sì. Sì, a calcio in culo forse. Ti prenderei sì. Sta mentendo. Ti prenderei sì. Ma secondo te no, la prossima Fashion Week uomo potrei sfilare? Secondo me sì. Dobbiamo rompere la moda. Io questo è il mio obiettivo per la prossima Fashion Week. Ci riuscirò? Andiamo al booking table. C'è un tavolo. Solo lì puoi chiudere le sfilate. Sì, con tutte le conferme e tutte le mail a cui adesso dovrò rispondere. Ci sono tutti i nomi dei brand, quindi Gucci, esatto, eccetera. I casting, i fitting, i callback, i going see. Insomma, tutta roba in inglese, non si capisce niente. Quest'anno qual è la sfilata più importante? Le Gucci, quest'anno.
Tom Ford, ovviamente poi c'è Germani che a Milano regna certo, sovrano. La conosceva la Fashion Week per gli eventi dove si mangiava gratis. Però... quelli sono la Bob Fashion Night Out. Sì, tutte quelle cose là, sì, cioè, certo. Tantissime. Sì. Qua sembra tipo, presente la caserma di polizia con tutti gli indagati. Sembrano tutti gli indagati, eccoli qua. Puoi vederlo, maestro. Grazie mille. Così saluto Mick e il giorno dopo sono prontissimo per seguire la giornata di due modelle durante questa famosa Fashion Week, giornata molto impegnativa. Ciao, piacere, Gabriele. Sono praticamente le 8:30 quando incontro Linda, 19 anni, sono di Verona. Da quanto tempo è che fai la modella? Da 6 mesi. Ma è bellissimo. Cioè, quindi è la tua prima Fashion Week questa? Sì. Ecco, vedi, la prima cosa in comune da colleghi modelli. Ho fatto casting ieri, settimana scorsa, 3 casting, oggi altri 3. E quale sarebbe il tuo sogno? Cioè, perché vuoi fare la modella? Cosa che mi è sempre piaciuta, okay, fino a quando ero bambina. Perché anche mia mamma ha fatto un po' la modella, uh-huh, quindi è da quando sono piccola, sì, che vedo un po' questo mondo come il mio sogno. Cacchio, sei qua a Milano, te la devi godere adesso. Esatto. Lo dice uno che il modello lo fa da 10 anni, quindi. Adesso ho fatto il casting per Armani. Quella sarebbe figa. Non sarebbe male. Prima di partire all'arrembaggio. E c'è competizione tra voi modelli? Cerco di capire se devo avere paura della sua competizione. Ma in realtà adesso la Fashion Week anche no, perché ognuno ha le sue robe da fare. Però ad esempio concorsi e cose che ho fatto, sì, la competizione c'è. Ma noi modelli non diamo peso all'invidia. Casting su casting su casting. No. Metro, metro. Sono sempre in metro tutto il giorno per andare da un casting all'altro. Ed è pieno di modelle in giro. Da cosa le riconosci? Tanto sicuramente dall'altezza e anche dal modo in cui si vestono. Il borsone obbligatorio, con dentro tutto. Mi interessa. Io li porto sempre dietro, ad ogni evenienza, non si sa mai. E che numero hai? 39. Vedi, per due numeri non mi va nel composite. Cioè. C'è la tua foto, dietro c'è l'agenzia. Altezza. Sei 1,80 m? Sì. Pure io. Adesso. E quanto bisogna essere alti per fare il modello? Minimo dicono 1,75. 1,75, sia per i maschi che per le femmine? Per le femmine. Vabbè, io sono uno è lì, uno è quasi lì. Linda, lo trovi divertente? E alle 10 siamo al primo casting di oggi. Siamo pronti per partire. È vero che la moda è un po' snob, cioè sono un po' antipatici. Non sono simpaticissimi quelli che ti fanno il casting. No. Speriamo che non vedano questo video. Quella che state per vedere. E si vede che è più alta di me? Si vede? No. Tu ti senti più alta di me? No. No, non sono per niente a disagio io, perché dovrei, non lo so. È la giornata tipica di una modella in Fashion Week. Ah, bisogna pagare, cazzo, aspetta. Sì, dopo aver pagato magari, eh. Paga, paga, va a pagare. Ore 10:15, arriviamo al primo casting. Bisogna capire come boicottarle. Diciamogli che hanno la macchina in seconda fila, che fanno ste cose qua. Ancora deve iniziare, ma ci saranno già una 30 di modelle. Vi mettete tutte in fila qua e poi... Aspettiamo. Tipo, chi prima arriva meglio alloggia, quindi. Sì. Dentro l'atelier ci sono la casting director e il suo staff, pronti a decidere chi sfilerà. Come impunti a stargli simpatica? Sì, ma in questa situazione è un po' difficile, perché 2 minuti durano, quindi è difficile. Quindi è possibile. Con una barzelletta sui carabinieri, quelle cose là che fanno sempre ridere. E io inizio a fare 2 chiacchiere con le altre ragazze in fila. Anche loro sono modelle, secondo te? No? Sicuramente. Siete, anzi, tutte tristissime. Perché siete tutte tristi? La coda continua ad allungarsi. No, svegliare alle 7 di mattina, tutti i giorni. Te che fai casting tu? Io sono arrivata 2 settimane fa. È da 2 settimane che fai... È anche tutto il weekend. Che dura fatica. Quanti anni hai che fai la modella tu? 3. Quanti anni hai? 18. C'è un po' di competizione tra voi modelle? Dipende se lo fai per vivere, però se lo fai come un po' hobby non la senti tutta questa competizione. Io non è che la sento. Cioè, non gli tiri un calcio, ma per no, azzopparle, dici così, ma camminano peggio. C'è chi lo fa però? No, io ho sempre trovato ragazzi molto gentili. E mentre continuo a pensare come arrivare sulle passerelle con il mio 1,70 m... Ma sei tesa? No. Ne hai già fatte sfilate in Fashion Week? Ho fatto Armani 2 anni fa. Ah, hai fatto Armani? Se hai già fatto Armani hai più possibilità di prendere sfilate più... No, non c'entra niente. Pensavo anch'io, invece... Dipende, anche se sei in richiesta, se sono casting liberi... Ah, cioè... e questo com'è? Questo in teoria è richiesta, giusto? Sono loro, esatto, a fare una preselezione? Esatto, dall'agenzia. Mentre quelli liberi potrebbe... Posso andare pure io, esatto, tipo? Potresti andarci pure tu. Qua la fila diventa sempre più lunga. Hai ceduto ai tacchi alla fine? Sì. Sono le 12 e proprio a quell'ora arriva anche la seconda modella dell'agenzia di Mico. Sei te?
pesa un po', no? No, questo casting l'avevo già fatto, è difficile entrare. Poi sono tutte diverse, quindi non si sa neanche cosa voglia il cliente. A cui riesce una grande giocata. Comunque, grande mossa, che si è bucata, guarda. Lei ha fatto una grande mossa. E alle 12 e un quarto è arrivato finalmente il loro turno. Vi mette ansia sta cosa che vi giudicano? No. A me sì. Ci devi abituare. Parte Linda. Finito? Ho camminato bene. Che t'hanno chiesto? Niente. Ah, ottimo. E poi altra ragazza. Come le analisi del sangue, veloce e indolore. Yeah. E la gente che appunto non conosce questo mondo, sì. Quando appunto magari faccio dei casting, parenti di qua e di là, o metto qualche storia, chiedono subito com'è andata, ti hanno preso? E tu questo lo scopri durante la giornata, se ti hanno preso te lo dicono, se non ti hanno preso non ti dice niente nessuno. Si capisce se continuano magari, chiedono più informazioni o sei libera questo giorno. E Luna, e mentre scappiamo al prossimo casting faccio due chiacchiere con... Piacere, Alice, ho 19 anni e sono di Verona, ma abito qua a Milano da maggio. Faccio appunto la modella a tempo pieno e niente, che altro. Ti sei trasferita per fare la modella? Per fare la modella a tempo pieno. E durante l'anno, quando non c'è la Fashion Week, che fai? Durante l'anno ci sono diversi lavori, la maggior parte sono showroom. Devi mostrare i vestiti ai clienti. Ed è noioso, sembra noioso. No, ci sono cose più divertenti. Okay. In Fashion Week non ci si ferma un attimo. Ma quanto si cammina? Siamo arrivati? Una volta arrivati, buona fortuna. Il processo è sempre lo stesso, ti fanno camminare. Lo so che vogliono. Come è andato il casting? È andato bene e niente, mi hanno fatto questo video, mi hanno chiesto più informazioni, quindi. Sei soddisfatta? Sei soddisfatta? Non c'è un secondo di respiro. Quindi anche le modelle mangiano la pizza così? Posso dire di mangiare come le modelle? Vabbè, ah. Sì, è vero. E mentre facciamo un velocissimo e sano pranzo, andiamo al prossimo casting. Aspetti negativi di sto lavoro qua? Purtroppo ci sono un sacco di persone che se ne approfittano di questo lavoro, che siano fotografi, infatti si ha molta ma paura. Ma tipo gli zozzoni, quelli. Esatto, qua. Si ha molta paura magari quando un fotografo ben intenzionato sì, vuole fare un progetto con te. È capitato, è brutta esperienza. Sì, mi è capitato. Commenti inopportuni durante uno shooting. Fotografo zozzone che aveva richieste particolari. Appunto parlava di shooting in intimo. Ma voleva fare lo shooting? In intimo. Esatto, sì. E quindi che gli hai detto? Fatelo ti. Come? Come? Fatelo ti. Esatto. Oppure lo puoi dire la prossima volta, okay. In calabrese. Dici, fattillo tu. Fattillo tu. Fattillo tu. Dillo tu. Ma non abbiamo neanche il tempo di una lezione in calabrese che arriviamo a destinazione. Video dentro. Niente, non mi hanno fatto entrare, quindi l'aspetto qua fuori. E dopo un'oretta, eccole uscire. Il casting sembra andato bene. Così tento la giocata finale. Quindi di solito vi avvicinate, consegnate il composite. Ciao, esatto. Ciao, loro vi salutano. Col sorriso. Sì, la maggior capita parte. Di no, capita di no. Vai, facci una sfilata. Il portamento, sorrido? No, no. Perché sorrido? Perché non c'è niente a ridere. Cerco di rubare le ultime info per il mio futuro sulle passerelle. Grazie, grazie. Finito, ciao. Così. E voi come mi avete visto? Un po' perso. Insomma. La passeggiata nel parco. Ah, dici devo essere più rigido. Ah. Era un punto fisso. Ah, devo guardare un punto. Palle aperte. Sono poche le cose che non vanno. Ok. Non muovere troppo le braccia. Ah, non si muovono. Non da qua in giù. Non come un robot. Voto da 1 a 10. 6 meno meno. Un po' stopposo e manca un brutto, sai, meno meno. Cioè non mi prendereste per un brand. Forse è l'invidia che le fa parlare, ma una cosa è certa. Se lavorate nella moda e volete aiutarmi a sfilare, scrivetemi a questa email. Rompiamolo il mondo della moda. Oppure facciamo che salgo su una passerella, così mi lancio, sperando che non mi arrestino. Oh, mi sembra male com'è.